Guarda questa presentazione, la presentazione del programma elettorale del Movimento Progressista che con il suo candidato Antonio Raimondi vuole nei prossimi 5 anni governare Gaeta attraverso le proposte che avete già potuto vedere nel programma che avete tra le mani, ma con alcune condizioni. Una di queste, la condizione essenziale, l'avete appena ascoltata, che è l'onestà, la condizione necessaria per governare la cosa pubblica, quindi anche un comune, ma non sufficiente, perché oltre all'onestà, abbiamo sentito, ci vogliono anche le capacità e le competenze per poter leggere gli atti amministrativi, interpretarli per soddisfare prima di tutto, se non soltanto, il bene pubblico, il bene di tutta la comunità che lo ha eletto per essere gestita. In questo breve saluto ringrazio gli operatori dell'informazione che sono qui presenti e non mi dilungo oltre, passo subito e chiamo subito qui a parlare il candidato sindaco Antonio Raimondi. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. 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 Andiamo da poco, lo so che il tempo è un po' grigio. Grazie Giovanni, va bene così? Mino, la regia mi dice va bene, posso farlo qua. Allora, ai ringraziamenti di Giovanni, io vorrei aggiungere il ringraziamento della stampa, che poi Giovanni mi ha detto che posso fare anche una domanda, non sono venuti a vuoto oggi, no? Questi da dopo ce la fanno pagare, scriveranno male di noi, quindi mi raccomando, dovete fare la domanda a cui tenteremo di rispondere. Un ringraziamento, qui in prima fila vedo degli amici, Massimo Magliozzi, che è veramente un grande amico, ci conosciamo da tanti anni, sindaco, ex sindaco di Gaeta, candidato anche lui, un applauso a Massimo per favore. Un altro amico che c'è è l'amico Emiliano Cinicariello, non ex sindaco, ma è candidato sindaco, un applauso a Emiliano. Poi perseguo ogni mi destra, stai sempre a piedi. Andove vai di dopo sempre, Edoardo Argenti, stavolta in casa. Consigliere comunale di maggioranza, di opposizione, insomma, sempre casino. Si capisce, va bene. Ringraziamento all'Hotel Mirasole per averci messo a disposizione la sala e anche un piccolo rinfresco aperitivo alla fine prima che andiamo a casa. E ovviamente un ringraziamento a tutti voi che siete venuti. Non è oggi quando si parla di politica, insomma, la gente non è che sia molto, è molto stanca, siamo tutti molto stanchi della politica, perché effettivamente guardiamo quello che sta accadendo a livello nazionale, non ci si capisce più niente, veramente uno non ha più punti di riferimento, le ideologie si sono sfaldate, purtroppo si stanno sfaldando anche gli ideali e tutto. Quindi il fatto che ancora una volta questa sala, dopo tanti anni, dopo 11 anni, quando per la prima volta ci siamo presentati in piazza Monsignor di Nicola, era luglio 2006, dopo 11 anni riusciamo ancora a riempire le sale, ci sarà un perché, diceva Riccardo Cocciante, ci sarà un perché. Il perché sarà la curiosità forse, perché no, c'è la consapevolezza del fatto che questo movimento e questa persona che vi sta parlando è stato sindaco di Gaeta, ha sempre qualcosa comunque interessante da proporvi. Sapete molto bene quello che abbiamo detto prima, sapete molto bene che qui avete a che fare con persone che comunque sono oneste e trasparenti, questo di sicuro, e come ho detto anche nel video non è cosa da poco, chiamata la condizione essenziale, in latino la condizio sine qua non, cioè la condizione senza la quale non si può fare politica. Quindi io veramente vi ringrazio, avete sacrificato delle ore di una domenica mattina, però come al solito io ho il fattore C. Sapete cos'è il fattore C? Ciano. Fattore? Ditelo. Fattore? Culo. Culo. Perché la oggi deve essere una giornata di sole. Dove invece è bello nuvoloso, la luce regge e quindi uno è venuto magari un po', diciamo, più volentieri qui stamattina. Adesso noi vogliamo
presentare oggi il programma. Il programma, lo dico subito, è un programma diciamo molto sintetico, perché ci siamo resi conto anche di alcune cose che poi vi dirò adesso mano a mano. Ci saranno dei miei interventi, ci saranno dei bellissimi interventi anche di alcuni candidati. Oggi non presenteremo tra candidati, diciamo, le nostre due liste, già dei giornalisti, così, due liste, perché sempre noi ci siamo presentati sempre con due liste, nel 2007, nel 2012 e anche nel 2017 ci presenteremo con due liste. Io però voglio partire subito, prima di ci sarà poi la slide con i 10 punti rapidissimi, però una cosa è certa, io vi ho invitato stamattina a venire dicendo anche così: venite anche se non ci voterete, venite perché il vostro voto sia attraverso questa mattinata, attraverso quello che anche i colleghi candidati faranno prossimamente, a cui io parteciperò, andrò anch'io a vedere e a sentire quello che hanno da dire, voi possiate avere un voto consapevole. Qual è la consapevolezza? Ve lo dico subito: la consapevolezza a Gaeta è di voltare pagina. Questi 5 anni sono stati i peggiori 5 anni della storia del comune di Gaeta da quando esiste. Il comune di Gaeta esiste dal 1123. In 900 anni questa che stiamo vivendo è la peggior amministrazione mai avuta a Gaeta. Perché? Perché questa amministrazione ha aumentato le tasse al massimo senza pietà. Cioè non ha avuto nessuna pietà per i cittadini. E anche domani mattina, caro consigliere Accetta, noi siamo chiamati ad andare a votare il bilancio previsionale e anche domani, l'ultimo anno di questa amministrazione, le tasse sono rimaste al massimo. Manco un euro di sconto, zero. Ma uno dice, vabbè, ci siamo dissanguati, siamo andati, tutti diventati volontari dell'Avis, no? Tutti a prendere il sangue, eccetera, cioè, però ha fatto cose, la città si è sviluppata economicamente, ha creato posti di lavoro, non ha sprecato i nostri soldi, tutto il contrario, ha fatto solo sprechi. Quello che noi vediamo può essere certamente opinabile, per esempio per me sono delle brutture estetiche che non hanno nulla a che vedere con la storia e la bellezza di Gaeta, ma può essere opinabile questo. Ma quello che non è opinabile è che queste cose fatte non sono infrastrutture, non sono cose che servono allo sviluppo economico e alla creazione di posti di lavoro della città. Guardo i miei, ripeto, amici, colleghi, candidati a sindaco. Zero, si è fatto zero per il lavoro. A Gaeta si sono persi centinaia di posti di lavoro in questi anni, non se ne è creato uno, ma si sono persi. E quando qualche volta c'è questa battuta veramente brutta, quando dice sì, ma ci sono 20 nuovi operatori ecologici alla Ecocar, 20 posti di lavoro, sì, a quale costo? Al costo della TARI che vi sta arrivando prossimamente, che è più che raddoppiata, per alcuni addirittura triplicata. Quindi questi 20 posti di lavoro alla epoca li stiamo pagando noi con bollette tali triplicate. Allora, di fronte all'amministrazione perché vedete, quando i cittadini si rendono conto che le loro tasse non sono spese bene, ma servono solo a fare clientela, servono ad essere buttati fuori dalla finestra, beh, il cittadino si arrabbia. Perché il cittadino, quando va a pagare le tasse, effettivamente è arrabbiato. Ma ripeto, se quelle tasse fossero utili per vivere meglio, per il proprio benessere, per lo sviluppo della città, uno si dà un pizzico sulla panza e dice ok, andiamo avanti. Quindi noi dobbiamo voltare pagina in maniera, guardate, ve lo dico già da adesso, noi siamo convinti, io sono convinto, il Movimento Progressista è convinto di andare al ballottaggio e al ballottaggio di poter battere Mitrano, perché Mitrano non so nemmeno se arriverà al ballottaggio, forse sì, forse no, perché certamente è una città che ha capito il personaggio che è, ha capito l'amministrazione che è. Guardate, qui non c'è una critica alla persona,
Non c'è una tira del sole, questa volta sfuggiamo da qualsiasi confronto personale. La critica è alla politica messa in atto dalla sua amministrazione, che è stata una politica che ha ridotto Gaeta alla fame. Che ha ridotto Gaeta alla fame. C'è gente che non ne può più. Voi vedete che uno dei nostri punti più qualificanti, come lo anticipo già da adesso, è un serio programma sociale. Vi darò alcune cifre, perché c'è gente che non ce la fa più, c'è gente che sta andando a vendere le proprie fedi nunziali, la fede d'oro la sta andando a vendere perché non ce la fa più. Allora è per tutto questo che siamo scesi in campo. Io, il Movimento Progressista, sono convinto che anche gli altri, però vi dico già da adesso, chiarezza per chiarezza, il Movimento Progressista lo sa, la Lista Civica per i Mondi lo sa, se noi non dovessimo andare al ballottaggio, ed è pubblico quello che sto dicendo in questo momento, dovesse andare a Cirigariello, noi appoggeremo incondizionatamente Emiliano Cirigariello. Dovesse andare Massimo Magliozzi, noi appoggeremo Massimo Magliozzi, così come l'amico Luigi Passerini, nel momento che veniva, forse arriverà fra poco, o chiunque altro. Certamente, certamente noi dobbiamo andare, mandare a casa questo sindaco e la sua amministrazione. Questo è il punto di partenza di questa mattinata.